amiche e amici, vi chiederete adesso in compagnia di chi sono. Beh, allora sono in compagnia dell'organizzatore del Pandino Fantasy Books terza edizione, sono in compagnia dell'editore di Linee Infinite Edizioni e sono in compagnia dell'autore di Love and Darkness, Lucky 77 e Non Nobis Domine, ma questi sono solo tre di tutti gli altri libri che hai scritto. Sono quindi in compagnia di Simone Draghetti, che ha tantissimi titoli. Come ti devo presentare, Simone? Ma semplicemente come un autore che lo fa per passione, per hobby. Io dico sempre che gli scrittori sono altri, io mi considero semplicemente un imbrattatore di carta, anche perché nell'editoria, nello scrivere libri, bisogna avere comunque molta umiltà e io cerco di essere umile. Sei umile, ma dici, quanti libri hai scritto finora? Allora, ho scritto 6 volumi. Ho iniziato con Brezza d'Oriente, che è il primo libro pubblicato nel 2004, poi ho scritto una raccolta di racconti che si chiama Il buio e la luce, un altro romanzo, Registan, e poi 3 che avete visto prima, che sono Love and Darkness, Lucky 77 e Non Nobis Domine. In compagnia di Cinzia Baldini, quindi un libro scritto a 4 mani. Esattamente, un libro scritto a 4 mani, un libro divertente da scrivere, perché forse è stato quello in cui mi sono divertito di più, perché confrontarsi con un'altra autrice è una cosa meravigliosa, soprattutto con un'autrice come Cinzia Baldini, che il nome è tutta una garanzia. La signora Baldini, che io ritengo una scrittrice a differenza mia, lei scrive, io imbratto la carta. Non è vero, perché è bravissimo anche lui. Io il libro l'ho letto, Non Nobis Domine, perché abbiamo già fatto un'intervista con Cinzia Baldini, quindi anche lei ci ha dato la sua versione, naturalmente, quindi dei fatti, di come è andata, insomma, veramente la storia. Tu qual è stato il ruolo che hai ricoperto in questo libro, Non Nobis Domine? Ma allora, diciamo che è stata una collaborazione a tutti gli effetti al 50%, nel senso che era nata tutto da un discorso fatto via telefono. Io le ho detto, Cinzia, ma tu conosci i Cavalieri Templari? E lei mi ha risposto, sì certo, però non in maniera approfondita. Io sono un appassionato di storia medievale, per cui avevo già approfondito storie su Cavalieri Templari, crociate, così, e le ho detto, perché non scriviamo un romanzo a 4 mani, appunto, che parli dei Cavalieri Templari, però un thriller ambientato ai giorni nostri e nel passato. E ci siamo suddivisi la scrittura, per cui la cosa divertente era scrivere un capitolo, inviarlo via mail all'autrice, lei lo leggeva e da lì riprendeva, scriveva un capitolo e lo mandava a me. È stata una cosa meravigliosa, 3 mesi di puro e assoluto divertimento. So che non vi siete trovati molto sul presente, sul come scrivere, insomma, sulla persona del presente, vero? Chi voleva scrivere in prima persona, chi in terza persona? Sì, infatti, io generalmente scrivo in terza persona al passato e Cinzia scrive in terza persona però al presente. Allora, fra i due, chi si è, tra virgolette, sacrificato sono stato io, perché Cinzia diceva, no, io non riesco a scrivere in quella maniera lì, per cui vienimi incontro. È stato difficile perché effettivamente io partivo come al solito e lei doveva correggermi, però è stato, diciamo, uno scambio divertente anche di idee su queste cose. Love and Darkness invece di che cosa parla? Allora, Love and Darkness è una raccolta di racconti, sono 6 racconti d'amore e tutto il resto d'horror. Allora, racconti d'amore che poi alla fine sono amore, rimpianto, delusione, non proprio amore di quello, l'amore folle, trascendentale, e l'horror, perché io ho una passione per l'horror che mi porto con me fin da quando ero piccolo, fin da quando ero bambino. Come si combina l'amore con l'horror? Ma si combina perché tutti i racconti comunque sono delle metafore della vita quotidiana. È vero che io scrivo horror, magari cose anche un po' violente, però comunque rispecchiano quello che fa parte del quotidiano. Se tu ascolti un telegiornale, più horror di quello non c'è. E l'amore come si combina con l'horror? È forse la mia parte solare, la parte solare di me, per cui ho voluto inserirlo per cercare di dare un equilibrio al libro. Invece adesso parliamo dell'ultimo libro, l'ultima tua fatica letteraria, Lucky 77, titolo un po' diverso dai soliti, vero? Sì, allora, Lucky 77 o, come dicono tanti, Lucky 77, io preferisco Lucky 77, lo italianizziamo giustamente, esatto. Ecco, allora, Lucky 77 è una raccolta di racconti. Queste sono tutte tematiche d'horror sempre riportate in metafora della vita.
Lucky 77 praticamente è un racconto, quello che dà il titolo poi al libro, di denuncia al gioco d'azzardo, il gioco delle slot machine che sta trascinando veramente nel baratro tantissime persone. E ho voluto dare la mia personale visione di questa problematica. Gli altri racconti invece si dipannano fra racconti surreali, gotici. C'è uno che parla di violenza sulle donne anche, questo tratto anche da una storia vissuta di una persona che ho conosciuto e che mi ha raccontato gli abusi da parte del marito, e diciamo che mi è venuta in mente una storia e ho voluto raccontarla. C'è una parte di te nei libri che scrivi? Bella domanda questa. No, allora, nei libri c'è una forte componente di me. Però le storie sono completamente inventate. Di me posso metterci i sentimenti, posso metterci le emozioni, le cose che vivo tutti i giorni. Le storie poi le invento, cioè creo quell'aurea particolare che si dipana attraverso le pagine. Sì, però qualcosa c'è, qualcosina. Poi se non ci fosse forse anche, no? Assolutamente, se non ci fosse sarebbe una cosa piatta. Io penso che ogni scrittore o d'autore o imbrattacarte, ecco, come dicevamo prima, metta qualcosa di suo, perché effettivamente anche chi scrive magari fantasy, che divaga in mondi che non esistono, però mette sempre qualcosa di sé per creare questo mondo, altrimenti non avrebbe senso. Bellissimo. A che cosa stai pensando adesso? Quale sarà il tuo prossimo libro? Allora, io sto scrivendo il seguito di Registan. Allora, Registan persiano vuol dire luogo sabbioso. Il Registan è il più grande complesso monumentale dell'Asia Minore e si trova a Samarcanda, tra l'altro un sito che ho visitato 2 anni fa in un viaggio, dove Tamerlano praticamente sacrificava gli avversari politici. Allora, è una storia ambientata nell'est, perché io adoro i paesi dell'est, adoro i paesi della Russia, dell'ex Unione Sovietica, e spesso vado e visito questi luoghi. Da lì avevo scritto un thriller che si dipanava in Uzbekistan e in Russia, che finiva diciamo in modo incerto. Allora sto scrivendo il secondo, che è ambientato completamente in Russia, è tipo una transiberiana al contrario, che parte da Vladivostok e arriva fino a Mosca, ecco, chiamiamola così. Però nella mia testa c'è un romanzo che vorrei scrivere, che provvisoriamente ho chiamato Balcani, che parla praticamente della guerra in Kosovo e del dopoguerra in Kosovo, perché si è tanto parlato di guerra umanitaria americana nei confronti dei serbi, quanto non si è parlato di campi di concentramento dell'UCK, l'esercito di liberazione albanese del Kosovo, e di tutte le nefandezze che hanno fatto durante la guerra. A me piacerebbe scrivere un romanzo che tratti di questi temi, che sono anche forti. Secondo te come mai questi temi non vengono mai trattati, o se vengono trattati sono sempre relegati in un secondo, in un cassetto in fondo? Vuoi l'opinione diplomatica o quella? No, allora ti dico l'opinione diplomatica, perché credo che allora principalmente non facciano audience. Quello si poteva anche percepire nella guerra in Jugoslavia nel 94, che le potenze europee non si sono mosse quando c'era una guerra nel cuore dell'Europa, e non si sono mosse perché non c'erano interessi. Seconda cosa, perché comunque noi siamo partner commerciale, militare, economico degli Stati Uniti d'America, e alla fine non penso che alla gente poi freghi molto se nei Balcani si ammazzano, se stuprano, se ammazzano i bambini, così. Invece a me sono temi molto cari, perché io amo moltissimo la cultura slava e mi sono sempre interessato alla cultura slava, per cui tutto ciò che accade nei paesi dell'est lo seguo con attenzione, tipo la crisi ucraina, in Ucraina ultimamente, così mi documento. Adesso passiamo dall'autore, passiamo all'editore, editore di Linee Infinite. Ripetiamolo per i nostri amici di HTO, quando nasce Linee Infinite, qual è il suo obiettivo? Allora, Linee Infinite nasce nel 2007 dall'amore e dalla passione di 4 amici per la scrittura e per la lettura. Allora, siamo molto attivi in tutta Italia e cerchiamo di promuovere i nostri autori su tutto il territorio nazionale. Certo che non è facile al giorno d'oggi, perché c'è molta competizione, soprattutto delle grosse case editrici. Noi siamo piccoli e cerchiamo di fare un po' quello che riusciamo. Il nostro scopo è quello di fare cultura. Non solo business, anche se siamo una società, quello è fondamentale chiaramente, però cercare di portare cultura in un periodo dove la cultura viene comunque sempre
bistrattata. E quello è il nostro scopo fondamentalmente. Quali sono i temi che trattate? Allora, i temi che trattiamo variano. Allora, abbiamo diversi generi, per cui c'è il fantasy, e infatti il Pandino Fantasy Books è nato dall'amore per il fantasy, oppure abbiamo anche tematiche storiche. Ad esempio abbiamo un autore pisano che si chiama Sergio Costanzo, che ha scritto 3 bellissimi libri che parlano della storia di Pisa a sfondo storico. Un libro che ha avuto molto successo, non solo in Toscana, ma anche al di fuori della Toscana. Poi abbiamo thriller, abbiamo comunque anche le poesie, perché riteniamo che la poesia abbia ancora senso nel 2014. Adesso ti faccio una domanda un po' particolare. Allora, tu sei autore e sei editore. Chi ha letto il tuo libro e poi ha deciso di pubblicarlo? Te lo sei letto da solo o c'è stato qualcun altro che l'ha letto per te? No, non l'ho letto da solo, non me lo sono letto io, ho deciso di pubblicarlo, anche se potrei rispondere come ho risposto a una giornalista una volta. Ma se tu hai un ristorante, non mangi nel tuo ristorante, quella potrebbe essere una risposta, però non è così. In realtà i miei scritti vengono comunque letti da un editor professionista che lo fa di lavoro, e più di una volta mi sono stati scartati i racconti e anche i testi interi, i romanzi. Per cui diciamo che non c'è un vantaggio rispetto ad altri autori, ma anch'io seguo la trafila. Certo che magari posso far leggere quando voglio i miei scritti. Non hai pensato a licenziare il tuo editor quando non ti ha fatto pubblicare i libri, no? No, assolutamente, non si può fare, non si può fare questo. Vabbè, chissà, vabbè, idea mia, insomma, vabbè, sono un pochino autoritaria su queste cose. Invece il consiglio che daresti a chi vuole intraprendere questa strada e quindi vuole pubblicare un libro, quali sono i criteri per cui voi scegliete un libro rispetto a un altro, con i quali voi scegliete un libro rispetto a un altro? Allora, ci sono diverse cose. La prima che mi viene in mente da dire è: non fate gli scrittori, perché sicuramente non vivrete, però a parte gli scherzi. Sicuramente per un autore la cosa principale è l'umiltà. Deve avere tanta, tanta umiltà e deve fare gavetta, perché un autore che pensa di essere arrivato pubblicando un libro non ha capito nulla. I criteri con cui la casa editrice sceglie i testi sono due. Allora, uno, se il testo comunque è scritto in una maniera decente, scritto in italiano corretto, chiaramente, anche se poi c'è un lavoro di revisione, così. E secondo, la storia, perché se un romanzo non ha la storia, allora crolla tutto. E noi cerchiamo di pubblicare comunque qualcosa che possa attirare l'attenzione delle persone, perché altrimenti non avrebbe senso. Perché oltre alla parte culturale, è vero, c'è anche una parte commerciale che deve coinvolgere il pubblico. Adesso invece passiamo quindi da editore ad organizzatore. Terza edizione del Pandino Fantasy Books. Quali sono le novità di quest'anno e com'è andato l'anno scorso? Allora, lo scorso anno è andato benissimo, abbiamo avuto una buona affluenza e siamo rimasti contenti sia noi come organizzazione che il comune di Pandino. Allora, le novità rispetto all'anno scorso è che abbiamo fatto un programma interamente dedicato ai più piccoli, per cui il Pandino Fantasy Books Junior. Abbiamo dedicato dei programmi che partivano dalla mattina dalle 10:30 fino alla sera alle 8 per i più piccoli. Quest'anno un'altra novità è quella di avere qui un autore straniero famoso che si chiama Stan Nichols, che è un autore inglese che avete intervistato poi, prima l'avete intervistato, un autore straniero che sinceramente è stato bellissimo contattarlo, perché gli ho scritto una mail. Io mi aspettavo che, come tutti gli altri autori italiani, li faccio presente, famosi, mi dicesse no, non mi interessa, non vengo. Invece mi ha detto vengo, e io ho guardato la mail e ho detto ma come vengo? Ho guardato e ho scritto scusi signor Nico, ma ho letto bene? E mi fa sì, vengo. E sono rimasto colpito, perché comunque non mi aspettavo che un autore inglese venisse qui a Pandino, che non è sicuramente Roma o Milano, per cui a Pandino, in un castello visconteo, in un festival della letteratura, quando altri autori italiani famosi, e non faccio i nomi, non si sono neanche degnati di rispondere una mail di risposta. Tra l'altro, una cosa bellissima che a me fa piacere è che ho contattato per il 2015, faccio un saltino in avanti, autori del calibro di Glenn Cooper, Ken Follett, Laurel K. Hamilton, Steve Barry,
e Steve Barry mi ha detto che verrà nel 2015 e gli altri gli hanno detto ci risentiamo in autunno. E io mi chiedo, ma allora perché gli italiani, volevo dire una cosa brutta ma non la dico. Perché peccano di umiltà, cioè non sanno che cosa sia l'umiltà. Credo di sì, guarda io l'unico autore italiano che ammiro tantissimo è Marco Buticchi, perché il signor Buticchi è stato di una gentilezza veramente, talmente gentile da lasciarmi senza parole, è il secondo anno che viene, quest'anno non l'abbiamo invitato ma lui ci ha scritto e ha detto se volete ritorno, e io sono rimasto colpito da questa cosa perché vuol dire che si è trovato bene con noi. E veramente il signor Buticchi è un grande, posso dirlo con tutto il cuore. No, è vero, confermiamo, perché abbiamo avuto l'occasione appunto di intervistare sia Sam Nichols prima che Marco Buticchi, e sono delle persone, come dicevi tu, molto umili, molto disponibili, e questo fa veramente piacere. Ecco, ti mettono, loro mettono a loro agio te, quindi, ed è bello perché sai, un maestro del, parlo di Marco Buticchi, quindi un vero maestro dell'avventura, quindi del genere avventuroso, avventuriero, come lo vogliamo chiamare. Sam Nichols, un mito, una leggenda per quanto riguarda la letteratura fantastica, quindi che sono loro così disponibili, pazienti soprattutto, insomma non è facile trovarli sempre. Assolutamente, infatti sono rimasto molto, molto stupito comunque dal fatto che loro senza pretese, senza chiederti comunque un soldo se non il rimborso spese che noi diamo equamente a tutti gli ospiti che vengono, che sono presenti a Pandino Fantasy Books, sono venuti qua a Pandino. Per me è stato un onore veramente averli qui, sarà un onore avere i prossimi ospiti, che non sono da poco. Parliamo sempre di maggio? Parliamo sempre di maggio e speriamo che il tempo tenga, quest'anno è andata bene per il terzo anno consecutivo, spero che anche per il prossimo. Adesso quasi ultima domanda, ti chiedo tre aggettivi per descriverti. Oddio, qua mi cogli... Tre aggettivi per descriverti, non possiamo passare, io sono un pochettino... Umile. E invece tre aggettivi per descrivere Linee Infinite? Umile. Ma ti faccio la stessa domanda, tre aggettivi per descrivere il Pandino Fantasy Books? Uguale. Allora Simone, per tutti i nostri amici che volessero avere maggiori informazioni sia sui tuoi libri che in generale su tutti i libri che vengono pubblicati da Linee Infinite, come possono fare appunto per avere queste informazioni? Allora, sicuramente sul sito web di Linee Infinite, www.lineeinfinite.net, oppure per quanto riguarda il Fantasy Books, www.pandinofantasybooks.net. Questo vale anche per l'acquisto dei libri, su Linee Infinite troviamo tutte le modalità per poter acquistare i libri. Assolutamente, sì, sia online che comunque nelle librerie. Grazie. Grazie a voi.